Un saluto cari amici Extreme Hardware, quest'oggi parliamo di Barebone, quindi questo video è rivolto a tutti coloro che stanno cercando un case dalle dimensioni contenute per creare un multimedia PC per vedere dei film o quant'altro da tenere in salotto, o per coloro che vogliono creare un NAS, piuttosto che per tutti coloro che semplicemente non hanno lo spazio per un case di dimensioni normali o di grandi dimensioni. Parliamo dello Shuttle XPC Cube SH370R8 ed è un sistema che è indicato un po' per tutti in realtà per quanto riguarda le destinazioni di utilizzo. Perché? Perché è un prodotto dotato di scheda madre dalle dimensioni, dallo standard proprietario, ma con chipset Intel H370. Questo praticamente si traduce in un sistema che permette l'installazione di processori fino agli Intel i9. L'importante è che non siano che non abbiano un TDP superiore ai 95 watt. Una scheda madre dotata di slot PCI Express 16x, ovviamente parliamo di 3.0, e anche di un altro slot PCI Express 4.0. possiamo installare schede video dual slot fino a un massimo di 285 mm per quanto riguarda la lunghezza. È una scheda madre dotata anche di slot M2 per SSD con questo formato. Possiamo aggiungere anche degli M2 per quanto riguarda invece le schede di rete. Ha 4 slot di RAM DDR4 fino a 2666 MHz, e l'azienda dà un supporto fino a 64 giga di RAM. Viene già venduto con il dissipatore incluso. Stiamo parlando di un dissipatore heat pipe che mantiene le dimensioni contenute, l'ideale per sistemi di questo genere, con una ventola posta in estrazione che dà sul retro da 92 mm. Parliamo un attimo delle dimensioni generali del prodotto. Parliamo di un cubo appunto completamente in alluminio sia nella parte frontale che per quanto riguarda tutto il resto dello chassis. Abbiamo un 33,2 cm per 22 cm e mezzo per 19 cm per quanto riguarda le dimensioni, quindi è piuttosto compatto, ma come appunto appena detto ci consente di installare un sistema molto potente. Andiamo un attimo a vedere quelle che sono le porte sul retro della scheda madre. Torniamo per parlare ancora di qualche caratteristica tecnica, di cosa possiamo installare all'interno del prodotto e delle performance che abbiamo registrato su questo sistema. Sulla parte posteriore troviamo due porte DisplayPort 1.2, una porta HDMI 2.0, due porte Gigabit LAN RJ45, un tasto per il reset del BIOS, due porte USB 2.0, due porte USB 3.1 di prima generazione, quattro porte USB 3.1 di seconda generazione e poi le varie uscite audio. Oltre a questo troviamo anche ovviamente il connettore per l'alimentatore, una griglia che permette la fuoriuscita dell'aria calda spinta dalla ventola da 92 mm installata sull'heat pipe, e due slot per i connettori PCI Express. La parte frontale è completamente in alluminio satinato nero e troviamo nella parte alta il logo Shuttle, un indicatore dell'attività dei dischi, il bottone di accensione, due porte USB 3.0, l'ingresso per il microfono e l'uscita delle cuffie. Questi ultimi sono coperti da uno sportellino che si apre a pressione. Andiamo a parlare un attimo di cosa ci possiamo installare appunto all'interno di questo sistema. Abbiamo parlato di schede video dual slot per un massimo di 285 mm. Noi abbiamo installato all'interno una Nvidia 1650 fornita da MSI, che abbiamo recensito qualche tempo fa. Troverete il link qui in descrizione o alla fine di questo video. L'abbiamo installata senza assolutamente nessun problema e l'abbiamo alimentata con l'alimentatore incluso, che è un 500 watt con certificazione 80 silver. Per quanto riguarda l'installazione di dischi, abbiamo la possibilità di installare 4 dischi da 3,5 pollici, quindi
classici dischi da storage. Possiamo utilizzare questo prodotto, quindi sarebbe l'ideale per crearsi un NAS in casa, oppure appunto se vogliamo installare SSD possiamo farlo tramite anche la M.2, la M2, e utilizzare poi eventualmente dischi da 3,5 pollici come storage. Parliamo un attimo delle performance di questo prodotto. Noi abbiamo provato sia a fare un piccolo overclock per vedere se si potesse fare qualcosa, ma purtroppo il BIOS di questo sistema è un BIOS piuttosto blindato, è una base per quanto riguarda appunto il mondo dei BIOS. Non abbiamo neanche la possibilità di utilizzare mouse e quant'altro, è un po' un BIOS classico vecchio stile e non ci consente assolutamente di fare nessun tipo di operazione per quanto riguarda i moltiplicatori del processore e quant'altro, però ovviamente va da sé che con una dissipazione del genere non conviene andare a toccare questi parametri, anche perché noi in fase di test at default abbiamo comunque registrato in full stress delle temperature che sono abbastanza elevate. Ci consentono di utilizzare il sistema senza grossi problemi, però ovviamente non c'è la possibilità di spingersi oltre. Tenete presente che noi i test li abbiamo effettuati un mese fa, un mesetto e mezzo fa circa, e quindi le temperature erano molto molto elevate. Qui nella mia zona si è arrivati a 42 gradi in quel periodo, quindi va da sé che le temperature fossero anche più di quanto non dovrebbero essere. Detto questo, non esiste la possibilità di overclock e comunque lo sconsigliamo, e noi sinceramente ci sentiamo di consigliare questo sistema per tutti coloro che hanno bisogno di un prodotto molto molto modulabile, quindi possiamo installare da un i3 o giù di lì fino a salire fino a addirittura un i9. Noi abbiamo provato il sistema con un i5 9600K e abbiamo avuto risultati assolutamente nella norma. Parliamo un secondo del prezzo di questo prodotto. L'XPC di Shuttle, l'SH370R8, si trova online ha una cifra che oscilla tra i 350 e i 400 euro. Stiamo parlando di un sistema molto particolare, perché appunto ci consente di spaziare per quanto riguarda le performance in base a quello che ci andiamo a installare, e secondo noi è un prezzo che ci può stare assolutamente vista la dotazione hardware. Detto questo, per questa video recensione è tutto. Troverete il link in descrizione per quanto riguarda la recensione scritta con le foto e quant'altro. Seguiteci qui sul canale di YouTube, lasciate un commento qui in descrizione, seguiteci anche su Instagram, arriveranno dei giveaway, è un po' che lo stiamo dicendo, ci stiamo mettendo d'accordo con alcune aziende per poterlo fare. Detto questo, per ora è tutto. Da Angelo e dalla redazione un saluto. Ciao.